Benvenuto. Allora, posso farlo io? Sì, fallo tu. No, dai, lo faccio io. Ecco. Aspetta. Allora, ospiti speciali di oggi: Kevin Bonifazi e Vania Milinkovic-Savic. Un applauso. Che ragazzoni oggi, mamma mia. Piccoli, non ci stanno neanche. No, però dai. Sì, il divano, infatti, è, in qualche modo, era fuori budget per noi. È da fare una piazza in più. Vabbè. Ci si può anche accontentare. Allora, di che parliamo, ragazzi, oggi? Non lo so, di cosa volete parlare? Perché noi non. Ci avete invitato voi. Parliamo di cose nostre, se volete. No, no. Allora, iniziamo subito. Cioè, siamo in questa splendida isola. Che la, cosa, più bella che c'è. La più bella che c'è. Che cosa rappresenta per voi Ibiza e come mai scegliete Ibiza per le vostre vacanze? Chi inizia? Vai, inizio io che ho più esperienza di lui sull'isola. Io non... io vengo per colpa sua. L'ho contagiato. Dopo ci raccontate anche questo. E no, niente, io sono venuto tanti anni fa, la prima volta 10 anni fa, con mio fratello e degli amici, e avevo capito subito l'energia di questo posto e me ne sono innamorato. Poi fortunatamente, andando avanti col tempo, ho avuto l'opportunità anche di investire su quest'isola, ho comprato 2 case e no, grazie, no, cioè, grazie al lavoro mio, ma grazie alle proposte che mi ha offerto il mio consulente e grandissimo amico. Il concierge numero 1 dell'isola, tra l'altro, no? Gio Serra. E quindi niente, per me Ibiza è casa, è un punto dove io posso disconnettermi da tutto il resto, le pressioni, il lavoro e tutto quanto, e riesco a abbinare allenamento a divertimento, relax e qualche notte brava che ogni tanto anche a noi fa comodo, quindi c'è tutto quello che cerco. Perfetto. Te, Vania? Io invece, come ha detto, tutto colpa sua, sinceramente. Lo hanno incastrato, Vania. 5 anni fa mi ha portato la prima volta qua, io da quel momento in altri posti non ci vado. Anche perché io ti ho visto arrivare in quest'isola e eri super... Perché comunque si vede. Anche da lontano. 7 metri. Perché quando atterra l'aereo, lui prima con i piedi a terra e poi... Ma io ho una domanda. Sarà più alto Vania o il Transformers? Dopo possiamo metterne... Dopo misurare. Secondo me vince Transformers, sì, ma di poco. Di poco. Sì. Per i capelli, perché Vania non ce l'ha. Comunque, no, dicevo, ti ho visto proprio euforico come... Una liberazione quasi, no? Quando sei venuto, stavamo lì, di là da sì, Kevin. Sì, sì, dall'altra parte proprio. E anche quando ci siamo conosciuti, è stato bellissimo. Per te. No, dopo una stagione che veramente è stata lunga, con tante partite, con tante belle cose dietro, sono venuto qua con tanto entusiasmo per ricaricarmi le batterie, davvero. Ci sta. Anche grazie a lui, che ogni volta che... tutto con perfezione mi fa caricare le batterie ancora più facile. Comunque che non sono pagati, no, non lo so, tutti i complimenti veramente, sei quasi rosso. Sì. Vorrei farli anche a te, ma non ne trovo uno. No, non è vero, mi volete bene, di la verità. Sì. Sì, se lo autodice. Si auto perché dopo 10 la barbetta di Vania, capito? No, tanto dopo 10 minuti ci scambiamo io e Kevin. No, triste, vicini. Così ti faccio vedere proprio quanto ti voglio bene. No, una volta mi ha preso la testa e ho detto fammi la presa del portiere, vero? Me l'ha presa a momenti, me l'ha stritola. C'è una forza incredibile, però c'è un cuore d'oro. Dici? Boh, non lo so. Quante parole ma buone. Ma lo conosci da poco, l'hai appena conosciuto. No, ma io... Vabbè, ma la falsità, dai. Ci sta. Tanto non ti seguirò su Instagram. Grazie, ma vabbè, non c'è problema. Adesso levo il follow anch'io. Per voi, stando sempre lontano dalla famiglia, comunque siete sempre fuori per giocare, li vedete poco, quanto è importante la famiglia e quanto la soffrite questa cosa? Perché comunque io in primis c'ho proprio un attaccamento viscerale, quindi... Il lavoro purtroppo è così. Poi già da giovani vai via da casa presto e poi... prima o poi ti abitui, però comunque il tempo ci sarà sempre, lo trovi, tempo e spazio per sempre vederli il più possibile. E comunque io, almeno il fratello ce l'ho nel stesso paese, però già la sorellina un po' più lontana, la madre uguale,
però in qualche modo ci siamo, riusciamo a vederci. Sì, tanto oggi con i telefoni, con tutti i gruppetti, WhatsApp, tutto quanto. Tu Mania, dov'è che giocavi giovanili? Cioè, cosa, quando sei partito, cosa hai fatto? Da Vojvodina, squadra mia, poi non lo so se si sente, Vojvodina, squadra mia in Serbia, dopodiché Manchester United. Ah. Sono stato pure lì, sì, e dopo... A quanti anni? 18. Ah beh, sì, lì, ero già, lì... sì, giovanili sono stato a Vojvodina. Cioè sei stato squadra... comunque a casa con la famiglia? Sì, 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 sì. Poi 18 anni, perché mi sa che c'è anche quella regola lì che devi con... non puoi andare prima fuori dalla Serbia finché non gli fai 18 anni. Ah, sì. Non lo sapevo. Quindi appena li fatti sono subito partito. E al Manchester hai fatto... a 18 anni, giusto? È sì. Subito in prima squadra oppure... No, perché facevo avanti e dietro, non sono riusciti a farmi il permesso di soggiorno, c'era qualcosina lì, quindi andavo avanti e dietro, però sono stato, mi allenavo con la prima squadra. Vabbè, Manchester Novi Sad, che so, 2 ore di macchina. Sì, infatti, si prendeva la metro. E comunque, no, niente, proprio così, andavo avanti e dietro, 2 ore di aereo. E facevo qualche giorno, poi tornavo qualche giorno, poi tornavo, e le partite le facevo a Vojvodina. Okay. Però lì a Manchester mi allenavo con la prima squadra. Ok, e la prima squadra chi c'era per... No, due ragazzini lì, c'era Van Persie, Rooney, Nani, Rio c'era ancora, Ferdinand, Vidic. Mamma mia. No, comunque... Bravini come giocatori. Sì, direi. No, bravi, sì. Sì. Non ho mai visto la palla. Arrivano a calciare e non la vedi neanche. Pazzesco. Ma poi arrivi con 18 anni lì e vedi tutte queste cose nuove. Poi io da Vojvodina, Novi Sad, la Serbia, ho fatto un passo troppo, troppo grande in avanti. Infatti, dopodiché, Polonia. Polonia? Sì. E per un po' riprendermi. Lecce a Danzica. Senti, li segui? Sì, sì. Ho le figurine a casa. Della Panini. La Paninian. Invece io vorrei chiedere a Kevin l'esperienza col Barcellona. Beh, io diciamo dal passaggio Real Barça c'è stato tanto problema con i giornalisti, i tifosi e tutto quanto. Però dopo mi sono adattato subito e... No dai, raccontaci anche te. No, io parto da Siena, faccio 3 anni là nel settore giovanile, poi la società fallisce e mi trovo senza squadra e da lì parte realmente la mia carriera, perché faccio il mio primo contratto da professionista e vado a Torino, dove vinco il campionato primavera, e da lì parte, diciamo, la scalata con i grandi, che parto dalla C, faccio Benevento e Caserta, 6 mesi, vado alla Spal in B, e poi... Scusa, Caserta cos'è? Caserta è una squadra che gioca in Serie C. Reggio di Caserta. Giocavo lì, e poi dopo sono andato alla Spal in Serie B, e poi sono ritornato a Torino, che è sempre stato di loro proprietà, e ho fatto il mio primo anno di Serie A. Brevemente questa è la mia storia. E voi come vi siete conosciuti? A Torino. Conosciuti a Torino, lui è arrivato, parlava serbo, inglese, tedesco, polacco. Tutte lingue che nessuno parla. Spagnolo, cioè, io l'ho guardato, cioè, e ho detto: guarda, io se voi parliamo italiano, inglese. Italiano. Sì, italiano tu parli. A 20 anni manco inglese parlavo neanche una parola. Però ti dico la verità: dopo 2 mesi ci siamo attaccati forte. E lui tipo, dopo. E lui dopo. Datevi un abbraccio. Dai, un abbraccio. No, non siamo da abbracci, noi siamo da gesti. E dopo 6 mesi Ivania parlava italiano, incredibilmente è passato dal serbo che non c'è una vocale in 7 frasi e parlava italiano dopo 6 mesi, quindi poi ha acquistato una nuova lingua. Quindi tu a Torino facevi il maestro italiano? Io facevo il maestro italiano. Ma poi pure bravo, sì. Tanto bravo, insegnare è bravo. Lo so. Vedi come parlo? Parli perfetto, bravo. E però vedi, grazie, poi Ivania oggi parla italiano meglio di Joe, che non, cioè, è difficile però. E quindi il... Cioè, tutto questo te lo ha insegnato Kevin a parlare italiano? Sì. Veramente? Giù. Poi dopo lui è bravo perché si ricorda, no, certo, chiede, sì, però all'inizio è curioso. Ah, sì? Lui, sì, sì, sì. Vabbè, diciamo, lo correggevo, sai, l'italiano non è facile. Magari lui diceva la frase giusta ma con l'errore grammaticale. Dopo il serbo, dopo il polacco, direi che l'italiano è anche facile. Sì, no, infatti. E quindi sì, no, è stato bravo. No, ma poi ho visto che ho bisogno dell'italiano, sì, perché in Italia se non parli italiano... Sei finito. Sì, è vero. No. Non vai da nessuna parte. No. E poi ci siamo staccati, riattaccati per il calcio, però alla fine siamo sempre rimasti in contatto, ci vediamo magari a metà strada nelle città dove giochiamo, facciamo vacanze insieme, eccetera. Poi le amicizie si coltivano anche tra uomini, penso anche un messaggio ogni 20 giorni
Basta a volte, no? Sì. Anche un mese. Anche un mese. Sì. Sì. E che a tutti e due ci va molto bene. Sì, 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 infatti. Siete di mentalità aperta. Sì, sì, non siete una coppia aperta. No, perché Kevin, tu di dove sei? Toffia. In provincia di? Rieti. Il... Oh, le sapevo tutte le risposte, visto? Guarda, ma hai studiato, Ce l'hai dato il foglio, sta lì. Soprannome di Kevin. No, tu me l'hai dato, non è che nasce il mio soprannome. Il mandrillone di Rieti. Perché questo? Perché allora, questo... come mai non mettiamo etichette su persone e cose? Nomi città. Io no, se sapete voi perché lui l'ha detto, io non... Ah, te lo sei inventato tu? Mi dissocio. Quando? Mi dissocio, giusto. Questa cosa non andrà in... No, la settimana scorsa. La settimana scorsa. Il motivo c'è. Se lo vuole di Kevin, bene, io non posso parlare per altri. No, vabbè, diciamo, se me lo dico da solo, ma che senso c'ha? Cioè, poi l'hai detto lo lui. Lo devo dire io? Che io lo devo c'ha una passione, lui. Quella è una passione. È più o meno del calcio? No, il calcio... Sì. Cos'è il calcio? Calcio? Oh, non so. Ci sono cose simili. Sì. Vabbè, no. Diciamo che è una passione condivisa, immagino. Beh, perché sì, sennò... Però a Kevin riesce particolarmente bene. Vabbè, è sì. Vero. È proprio il playboy dell'isola, lo possiamo dire. No, dai. Sì, sì, dai. Dai, dimmi. No, così no. Tu che cosa, che scena hai visto? Allora, io ragazzi, io penso che scene così non si vedono neanche nei film. Allora raccontacela, cioè, dai. Vabbè, a parte che poi sì, è simpatica la raccontata. Allora, l'altro giorno usciamo in barca, facciamo un giro in barca e Kevin mi dice: "Prendiamo le moto d'acqua e andiamo a farci un giro." Passavamo in mezzo alle barche. Cioè, le ragazze si affacciavano e lo chiamavano per salire sulle loro barche oppure per farsi un giro con lui in moto d'acqua. E una si è pure buttata. Sì, una si è buttata. Mamma mia, ma, il mandrillone di Rieti proprio robe con la moto mai d'acqua. Viste. E come queste, vabbè. Vabbè, poi, vabbè, questa è quella che si può raccontare. Rimaniamo su queste. Sì, rimaniamo su queste. Resta battaglia. Immaginazione. Ma quando è che è successo? Lo fermano in mezzo alla strada. Tu un po' non è arrivato, ci siamo fatti in giro con la moto d'acqua e praticamente c'era sta cosa delle barche, una si è buttata, un'altra... Basta! Il momento sbagliato. Le tagliano le telecamere. No, no, no. Tu dovresti tagliare. Si può tagliare tutto. No, no, no. Sai che scherzo. Fammi provare però. Vai. Questo è veramente marmo, raga. Mamma mia, stasera... Oh, le parole puoi pulire gli occhiali, ti stanno bene. Ti stanno bene. Sì? Sì. Te li rivendo. No, abbiamo fatto il cambio, guarda. 1600 euro. Ma li pulisci gli occhiali? No. Si vede. Sono appena arrivato dal mare. Ma come fai a vedere? Eh? Non guardo. No? No. Vabbè, tu da quell'altezza? Sì, tanto non mi serve guardare. Vedo, devi abbassare. Però no, mi piace sto occhiale, eh. Bello. Sta bene. Cos'è, Off-White? No, la marca no, però. Adesso no, la marca non si può dire. Vabbè, tanto la taglierà. Chi? Vabbè, questo lo possiamo fare. Se non l'abbiamo nessuno. Regia! No. Allora, visto che siete tanti amici, adesso ti dici tre difetti e tre pregi di Kevin e l'incontrare. Anche perché, ragazzi, Kevin, cioè... Che? No, eh? Che cosa? No, allora, Kevin è un bel ragazzo. Quindi non c'ha difetti? Eh? No, bisogna scoprirli questi difetti, infatti, perché Kevin è un bel ragazzo. Lo conosci da 10 anni? È abbastanza simpatico. Abbastanza no, è simpatico. Vabbè, però io l'ho chiesto a Vania, no a te. No, ok, ma io sto dicendo i pregi. Tu hai chiesto i difetti. No, anche i difetti ho chiesto. Ah, ok. Quando fanno l'intervista, Vania. Ascolta. Vai. Tre pregi e tre difetti di Kevin. Era meglio se ti chiedevo la tabellina del 7. Sì. Allora dici no, solo i difetti. Solo i difetti. Questo c'ha le unghie brutte. Io non ne ho. Nere. C'ha le unghie brutte poi? Ti dico la verità, io faccio l'uomo perfetto, ragazzi. No, è Sel, l'essere perfetto. Bel ragazzo. Simpatico. Ricco. Abbastanza. E non solo per il calcio. Vogliamo fare anche una pubblicità, tipo olio bonifazzi. Olio bonifazzi. Oh, guardate cosa ho qua dietro. Schietta. Proprio qua, guarda.
Ma difetti, calciatore. Difetti suoi. Dimmi. No, allora correggo io. Uno, sei correggo uno che io. Non lo conosce. No, dico io. Allora, secondo me io ho dei difetti, però secondo me con i miei amici realmente non li ho perché non vanno in questo senso. Sì, non vanno verso i miei amici i miei difetti. Magari i miei difetti sono più per me o se ho una relazione, allora magari sì, ho più difetti in quel senso. Magari con gli amici, perché io alla fine sono una persona semplice. Ti capisco, so dove devo andare con, in base alla persona che ho vicino, quindi essendo semplice e diretto non trovo dei... Quindi sa tutto lui. No, non è che so tutto io, no, se ti conosco, se sei un mio amico, se a Vagna so che noi devo magari chiedere di andare a ballare sul cubo. Lui è uno... E invece a chi lo chiedi? A te. Lo sapevo. Capito? A te non ti chiedo di andare a parlare di scienza. Pure. Ma no, non perché sei stupido, perché non ti divertiresti. Non è perché sei stupido. Non ha difetti, Kevin. Non ha difetti. E tu, Vania, qua, invece io, possiamo parlare fino a dopo domani. È vero? Sì. Però senza le telecamere. Ma... E allora dici. Un po'... Lo stavo... T'ho fatto un bacino, dai. Un bacino. Sento altro. Possiamo fare quel cambio? No, sì. No, ormai iniziamo e finiamo così, perché okay. Quando tramonta il sole di là, lui e Kevin, l'inquadratura c'è, le telecamere stanno lì. Vai, continua. Qualche pezzettino, guardate, di moda, un po' forse esagerato, come unica cosa che sì. Ti posso dire. Sì, ecco, è vero, a volte... Magari lui mi dice, guardate, per carità, tu hai stile, gusto, tutto, ma che cazzo ti sei messo addosso stasera? Una cafonata pazzesca. E sono d'accordo con lui domani. Che a volte vado oltre, ma è proprio perché a me piace esprimermi così. Però io per dirti il pregio in assoluto che apprezzo di Vania è una sincerità al 100%. Vi giuro, se tu gli chiedi la cosa più imbarazzante o che per empatia non diresti, cioè, lui ti guarda negli occhi e te lo dice. Ti senti male, ti senti bene? Problemi tuoi, io ti ho detto però la verità. È, l'ho chiesto. È anche facile perché così. È 2 metri e 2. Cioè, sì, se tu gli dici, se dici qualcosa, non è che mi rispondi, cioè, non è che mi rispondi male. Basta, quindi è avvantaggiato, se lo dico io meno. Cosa non ho capito mai, cioè, se mi chiedi, perché devo risponderti quello che vuoi ascoltare? Perché tante altre persone, sì, che sì, non sono te magari, ma no, si sentono in parliamo di amici, cioè parliamo di ma amici. Ma certo, e io sono uguale con te e con la maggior parte dei miei amici, però a tante persone magari devi trovare un modo o comunque cerchi di filtrare, no, questa verità. Tu, attenta, non frega niente, prendi, dici. Quello. E per esempio, io... guarda cosa si è messo lui sui piedi. Esatto. Che cos'è questo? Non lo so. Neanche le massaggiatrici in spiaggia sì, e Ibiza. Ha messo per la spa. Sì. Volevo mettere le ciabatte. Ma che è un gesso? È un gesso, forse si è rotto sì. I piedi. Te lo firmiamo dopo, a fine sì, intervista. Grazie, a proposito di amici, no? Abbiamo parlato amicizia. Ma perché stai così vicino a lui con le mani che lo tocchi il braccio così? Mi piace, cioè, senti che peletto che c'ha. Però il maglioncino. Posso? Sì. No. Ci torniamo fra 3 minuti. In 3. Con l'occhio nero. Magari un minuto e mezzo perché non ci vuole tanto. L'amicizia. Cioè, comunque c'è in questo mondo c'è tanta convenienza, tante. Voi convenienza che vuol dire? Gente che si approfitta cioè, della tua posizione o dei cioè, quanti amici avete, come vi comportate, cioè, mettete anche le mani avanti. Gli amici no, poi io... devono essere, devi capire anche quelli che veramente ti vogliono bene, quelli che ti sfruttano. Ti sfruttano. Perché io, Kevin una volta mi ha detto, e non me lo scorderò mai, che un tuo allenatore, lo vuoi raccontare te? Come vuoi? Dai, falla raccontare a lui. No, vabbè. C'è un allenatore no, che. Dai, mi... la racconta. No, dai, la racconta. Dai tu. Vabbè, no, vai. Facciamolo insieme. Comunque, un allenatore mi disse: ricordate. No, mi disse a me, lo disse alla squadra: ricordatevi bene, chi avrà l'opportunità e la fortuna di diventare giocatore, perché eravamo in primavera, ricordatevi che c'è un lavoro non, non perseguito dalla finanza, che è l'amico del calciatore e fattura dai 40 ai 60 mila euro l'anno. È una frase che fa molto riflettere perché sì. Possiamo dire allenatore alcuni anche di più è Moreno Longo ah no quello che c'è stato a Torino pure esatto. In prima squadra lui esatto.
Sì, è una cosa vera, dai, diciamo, no, ecco, mi ricollego alla domanda che hai fatto, di amicizie, io credo che per qualsiasi ambito lavorativo e posizione sociale ce ne siano poche, ce ne debbano essere poche, perché vuol dire che sono vere. Certo. Poi di conoscenze, di contatti, ecco, magari l'isola Ibiza è proprio un posto che crea contatti, connessioni, tocchi dei mondi nella quale non pensavi neanche minimamente di arrivare, eccetera. E magari ti trovi a cena con una persona che fa i quadri e dici: cazzo, mi piace questo artista, mi piace l'arte, ti appassioni di un mondo che era estraneo a te, no? E quindi ecco, di conoscenze e contatti ce ne sono tanti, ma di amicizie vere, forti, sì, che sai che puoi deve chiamare, chiuso. Deve rimanere un numero stretto, secondo me. Sì. Sennò... Mi è venuto in mente un aneddoto che però adesso, quando hai detto tocchi mondi, possiamo raccontare quella cosa di Pier? Senza fare nomi. No, se passa le telecamere, sì. Non lo so. Vabbè, noi la raccontiamo, poi al massimo la tagliamo. Vai. Va bene. Niente, eravamo al ballare. All'AI. Al ballare. No, prima eravamo a Pacià. Ah, sì. Al Pacià. Abbiamo fatto ci doppietta. Chiamano questo personaggio abbastanza famoso. Sì. Ci chiama e ci dice: venite a ballare qua all'AI. Andiamo a ballare a lei, eravamo io, Kevin e un altro ragazzo. E questa ragazza era con un suo amico, e che si presenta a questo nostro amico e gli dice... No, in realtà non si presenta, parte con la prima il primo complimento. Sì, il primo complimento e senza gli dice... Senza parlare mai prima. Ma che bel tatuaggio... Lui ha un tatuaggio sul collo. Ma che bel tatuaggio! E il nostro amico fa grazie. E lui risponde... Tipo io vi giuro che di cose strane, poi io sono aperto, insomma, non ci sono tabù, tutti amiamo il sesso, eccetera, eccetera. Ma una persona che, Daniele, che bel tatuaggio, io l'ho guardato, stavi lì a ascoltare dove potessi andare, e gli fa la domanda così, lui gli dice no, e lui gli fa va bene, sorride e gira la testa. Bene. Cioè, e poi gli ha chiesto come si chiamava. Ah, dopo. Sì, sì. Dopo. Vabbè, no, ma per educazione, giusto per educazione. Certo. No, una roba, sì. Questa è una delle tante cose che succedono qui. Le cose belle a Ibiza. No, bravo, vai. Allora, ieri Vania a un certo punto mi ha detto: voglio morire a Ibiza. Voglio morire qui. Spiegaci perché. 300 anni, sì. No, certo. Speriamo. Però sì, no, io... Sto posto qua mi sono innamorato, come ha detto lui prima. Cioè, atterrato qua mi sono sentito subito l'energia. Sì, senti proprio un'altra energia. Sì, sì. Qua è diverso, non so neanche spiegarlo. Poi la cosa che mi sconvolge, a volte penso, no? In una discoteca ci sono 7-8 mila persone e io non vedo mai una rissa, un litigio. Qui la gente magari, sai... Nelle discotechine è così. No, è vero. Si toccano con le spalle e parte solo la mezza rissa. Non ci avevo mai pensato. Qui sono 7-8 mila persone. Io non ho mai tutti visto. Felici, tutti felici. Certo. Al massimo, una cosa è poi vedere qualcuno che esagera col bere e lo portano fuori appeso alle braccia dei buttafuori. Ma poverino, non ha fatto danno. È bravo, non ha fatto male a nessuno. Semplicemente qui si vogliono tutti divertire. E anche se ti pestano un piede, se ti colpiscono una spalla, eccetera. Poi io vado in giro con Vania. Stasera rissa, pensi felici. No, io vado in giro con Vania, dico, quindi io sono ancora più tranquillo, sì. Anche te. Se... Grazie. Però chi però... ti coccola in discoteca, di la verità? No, cioè l'altro giorno che saltava sul tavolo apposta per darmi i baci in testa. Da dietro. E di continuo. E gli davo i bacetti. Guarda che zucchetta da bacetti. Però ride perché è contento, perché la zucchetta così non te la fa nessuno. Chi te la fa? Sei stato il primo, ti dico. Oh, la verità. Almeno e speriamo l'ultimo. Un primato. La domanda è: simpatia o incoscienza? Perché secondo me è incoscienza avvicinarsi a lui perché... senza conoscerlo, dagli bacettini. No, perché io l'ho guardato la prima volta, no? E lui mi ha sorriso. Che cazzo c'entra? Allora hai iniziato a fare zucchettine sulla testa? Ma quando? C'era empatia. Ragazzi, non sorridete mai a cammello. C'era empatia, l'ho visto subito. Perché lui è se vuole fa il grosso, no, è grosso, ma voglio farlo. Anche il nome va 2,3 metri. Vabbè, anche il nome va, arriva Vania. Arriva Vania, ma chi l'ha mai detto? Non l'ha mai detto nessuno. Grosso. Mi lascia presento Brate, ma mi ha detto Vania. Scusate, Brate Vania.
che vorrebbe di Prati, fratello. Sì. Vedi, già mi dava del fratello, io mi sono sentito... Beh, tu l'hai capito, poi capendo il serbo. Ho capito, io... Non ti ho detto a te, ciao fratello, faccio Brate. Vabbè, a me mi hai stimolato il bacio sulla testa, va bene? Sì. Oh, grazie. Ti posso dare uno in diretta? No. Dopo, alla fine, no, sì. No, no, dai, dai. Alla fine sì. No, no, fidati. Vado da dietro. No, no. Quando tramonta il sole che si mette così, basta, e finisce l'intervista. Dai, dai, ragazzi, dai. Senza sorrisi, vi ho detto sta faccia male. Non ridete. Non ridete. Si attacca subito. Non dategli confidenza. 4 ore dietro lì. Per 4 ore io ho baciato la testa, rischiando la mia vita. Però ti sei divertito. Sì, tanto. No, ci siamo divertiti quella sera. Sì, sì, eravamo al Pacià. Ecco, un po', sì, visto che è un'isola piena di discoteche, quali sono le vostre feste preferite? J Balvin al Pacià. Sì, a me, anche a me piacciono le feste, diciamo, reggaeton o comunque latinoamericane, quando ci sono gli artisti è proprio bellissimo. Sì. E poi ho imparato ad apprezzare la musica elettronica proprio qua. Magari prima mettevano sta canzone, dicevano tutto il tempo la stessa ritmo, la stessa cosa, non mi piace. Invece quando vedi o senti un DJ importante come Solomon o Marco Caro o comunque tanti altri... Carletto Life. No, capisci veramente, riesci a apprezzare anche sta musica e ti riesci a ballare, riesci a... Però io il reggaeton lo vedo molto più tranquilla come serata. Per quello mi piace di più, sì, è più, sì, tranquilla. È più, come si dice, chill. Sì, sì. Beh, sì. Più... avvicina anche un po' tutti, no? Cioè, nel senso, sì, sì. Dopo chiaramente st'isola anche le parti trasgressive, esatto, no? Cioè, è un po' una, sì, sì, chiamiamo una bestemmia il reggaeton qua. Beh, allora, Federico, praticamente, lo stiamo facendo suonare a tutte le feste. Lui si rifiuta di mettere il reggaeton. Tutti gli chiediamo il reggaeton. Sì, però posso dire una io cosa. Una se uno l'hanno assunto per una festa in villa, no? Certo. Assunto. E a un certo punto, dopo tre ore, questo Cristiano, che era il proprietario della villa, gli dice: non hanno mai pagato un centesimo. Sì, vabbè, però comunque, l'hanno chiamato. Sì. Vabbè, dopo tre ore che lui ha suonato la sua musica, che devo dire anche mi piace come suona. A me no. Uno, questo poverino, si è permesso, dice: ma scusa, puoi mettere una canzone reggaeton? Si abbassa le cuffie, spegne la musica. Oh, no, non mi rompete il cazzo con reggaeton, eh? Per cioè, io un DJ così aggressivo. No, aspetta, è andata diversamente, perché io sono stato 2 ore e mezzo a suonare solo reggaeton, tutto il tempo reggaeton. Ho messo 3 canzoni della mia playlist che mi piace, che poi tra l'altro non era Tech House, cioè alla fine non è ma di che serata parliamo? Perché della sembra villa, incredibile, ma lui ha suonato tanto qua. Sì. È nella alla festa, perché lui va in giro, lui va in giro con questa chiavettina al collo, ce l'hai adesso? Ce l'ho là, non è che ce l'ho ora. Però ce l'hai sempre. Ora dai, adesso mi piace vedere sempre al pronto, pubblico. Mi piace questa cosa. Che sono pronto lì. Sì, sempre pronto. Bravo, vedi? Sempre pronto. Sempre pronti, prendi un bacino sulla testa. E quindi guarda come ride Mario, ma te è contento. Non ma in giro, fammi suonare, lo facciamo sempre suonare. Fammi suonare. Ma sì, io ti dico, se c'hai piacere, bisogna essere sinceri. Fammi suonare, fammi suonare. E dai, che ti costa, fammi suonare, per favore. Vabbè, un DJ disperato, dai. Di speranza. DJ Speranza si chiama. Vabbè, comunque posso raccontare com'è andata la cosa. No, sì, vabbè, abbiamo raccontato quelle 3 minuti, cioè, no, come detto, 3 canzoni. L'ho dopo 3 canzoni io. Vabbè, comunque ha litigato con i clienti. Ho litigato con nessuno. Ho immaginatevi che classe di DJ. Una volta una capocciata. Tutto bagnato, sudato, era senza maglia. Dopo 3 ore. Potremmo anche mettere qualche video. Dalla regia. Sì. È vero, c'è l'evoluzione della serata. Sì, l'evoluzione. Regia, metti il video dell'evoluzione della serata. Da preciso a Goku. Quindi, allora, domande veloci, me dovete rispondere veloci. Vai. Bionda o mora? Bionda. Mora. Età sopra no. i 30 o sopra sotto i 30, 30. O sotto i 30? Sotto. Che sia una bella donna. Mamma mia, che voce calda. Che sia una... Ah, ragazzi, un'altra cosa. A Kevin gli dicono anche che ha una bella voce e io l'ho sentito e anche allora, diciamo che lui passa molto tempo con me, vede, sento, no, molto, io vedo delle cose, robe forse, che non esistono. C'è un'altra storia dietro? No, vabbè, è meglio di no. No, ma a parte quello, però c'è robe incredibili. Sudamericane o c'è nazionalità? Anzi, serbe.
Serbe. Sono bellissimi i serbi. Io Argentina. Argentina, mamma mia, il gaucho che abbiamo. Bello lontano anche. Domani Instagram da Buenos Aires arrivano una di Cerignola. Hola, soy Argentina. Sono argentina. L'altra? Avventura o storia seria? Storia seria. Bella domanda questa. Io storia seria. Brate, avventura. Vai. Indiana Jones e altri, un po' un avventuriero, diciamo. Test. Io? Io avventura. Tu e sventura. Però prediligo figa zero. Vabbè, non è una scelta tua, diciamo. No. Allora vi faccio una cosa. Io quando c'è tanta figa in discoteca, chiamo Fede, lo faccio venire, scaccia un po' di figa, così mamma c'è mia, spazio per tutti. Oh, questa è anni 90, stai a raschiare proprio il fondo, veramente. Ma i grandi classici ci vanno sempre. Dai, potresti anche. Vai, altra domanda. Sei come vai. Samurai, porti la figa in giro e la trombi mai, dai, dillo. No, altezza, altezza. Altezza, è vero. Sopra 1,70 o sotto? Cioè piccoline 70. O. Per me il 72 è il limite. Sopra, sotto, io che tutto ci sotto. Ah, sì? A me piace sì, sotto 1,72. Io vi volevo chiedere, siete felici della vostra vita adesso e cosa vorreste in più? Come fai a non essere felice? Esatto. Noi non possiamo lamentarci, cioè non te la puoi lamentare. No. E onestamente neanche posso chiedere qualcosa in più perché... Cioè, cerco sempre sì, certo, più, ovvio. C'ho una fame però... Allora, la cambio, che ambizioni avete? Cosa vorreste nel vostro futuro? Vincere il pallone d'oro. Io ci provo, poi so certo. Che non ci arrivo, ma certo. L'obiettivo lì c'ho. Ma certo. Veramente? Sì, con 18 anni sono stato a Manchester United. Ma ti devi sempre dare, mai. Anch'io, io sempre mi do l'obiettivo massimo. Ma migliore, non... Cioè... Allora, voglio vincere anch'io il pallone d'oro. Sto con te, vogliamo vincere il pallone d'oro, sì. Vero? Vai! Se ne avanza uno lo vinco anch'io, visto che l'hanno finito. O se ce n'è uno ce lo dividiamo in tre. Le ambizioni, diciamo che chiaramente come lui tutti ambiamo al massimo, vincere un mondiale, vincere una Champions League, personalmente vincere un pallone d'oro sarebbe il massimo del massimo. La cosa che ti devi porre secondo me è comunque tanti piccoli obiettivi per raggiungere il grande obiettivo, quindi poi vai per step. Annuali o anche mensili. Bravo. A volte, dipende, sì. Dipende come te la senti. Ti devi creare a volte anche degli stimoli, no? Perché come tutti i lavori si può creare anche un equilibrio che non fa bene, ci vuole che ti metti alla prova, ti rischi, provi. Anche perché è molto mentale il vostro lavoro. Io la maggior parte credo sia mentale, sì. C'è stato un momento difficile da superare, difficile da accettare? Se sì, quando? E se ce lo potete dire. Io ti rispondo io intanto. Secondo me ci sono tanti piccoli momenti difficili nel nostro lavoro. Una brutta partita, un infortunio, un allenatore che decide di non farti giocare per un periodo. Tutte queste cose rimani te con te stesso e devi saper combattere o gestire determinati momenti. È un continuo affrontare piccoli momenti difficili. Grosse difficoltà per me sono robe di salute, di vita, di morte. Queste cose sono difficoltà nella vita. Bravo. E per il resto tutto quello che si può risolvere io non lo chiamo problemi che ti fa stare fa parte della vita, che chi è che non deve combattere per raggiungere qualcosa? Quindi per me la difficoltà vera è questione di salute. Per il resto noi continuiamo sempre a combattere con queste piccole difficoltà che ci abbiamo. Sì, vero. Bravo Kevin. Sì, perché hai detto una cosa importante, che ha dato importanza. Io la penso come lui. Sì, sì, ma è uguale. Infatti quando hai fatto la domanda stavo pensando a una difficoltà grande, ma non arrivavi a pensarlo. Stiamo tornando lì su quello di prima, che non puoi lamentarti, cioè non è un grande. Sì. Beh, è un buon modo per affrontare la vita, credo, perché anch'io faccio così, insomma. Sì, ci stanno dei momenti, sono difficili tutto quanto, però se poi ci pensi, no? Dici cavolo. Sì, sì. Alla fine. Io sto bene. Io vorrei chiedere una cosa, siccome la vostra carriera dura un periodo limitato, cioè 10-15 anni, quanto può essere 10-15 anni? Mi auguro più sui 15 che sui 10. Perché... 15 anni. E, c'è una statistica
C'è una statistica che dice che il 75% dei giocatori dopo 5 anni che smette di giocare non c'ha più un euro. Perché? Vedi com'è italiano? Lira, non c'ha più una lira. Cioè, addirittura! Cioè, lui è italiano da prima del 2000, capito? Madonna, incredibile. Il 2000 che era cambiato? 2001, non mi ricordo. Dai, vabbè, comunque. Io ero piccolo, c'avevo 4-5 anni. È troppo italiano, però, Mo. Però è europeo. Mo. Vabbè, e niente, cos'è che stavo dicendo? E che c'è tanta calciatori... Perché fanno investimenti sbagliati, perché appunto durante la carriera... sei abituato ad avere un tenore di vita alto e quindi io mi prendo il posto di Davide Vagnatti. Chi? Di Vagnatti, il direttore sportivo di Torino, quando finisco la carriera. Quello è il mio sogno. Ecco, questo lo volevo dire. Volevo chiedervi cosa. Io lo mando con il video. Quindi Davide, se ci stai. Però vabbè, altri 15 anni li lascio a lui. Ah, okay. Chiaramente io sapevo chi era Davide Vagnatti. Vagnati. Ah, quindi Vagnati. Certo. No, siamo sempre lì. Cambia poco, anzi abbreviano. Vabbè. Quindi tu devi dire come direttore sportivo? Io sì. Io in realtà non mi vedo nel calcio. Diciamo mi sono sempre dato delle regole su quanto spendere e quanto investire, proprio per non trovarmi in quella posizione che dicevi prima. Esatto. Infatti volevo chiedere anche se stavate facendo investimenti, sì, eccetera. Io diciamo che di base si può sforare di qualche percentuale, perché ovviamente non è una regola esatta, però per il 70% dei soldi che guadagno li investo e il 30% me li godo totalmente, cioè praticamente per tutto quello che concerne il mio stile di vita. La casa, la macchina, la vacanza, un viaggio, una cena fuori, eccetera, eccetera. I vestiti che mi piacciono tanto. E quindi ho questo limite di budget tra il 70 e il 30 che l'ho sempre diviso in questo modo. E diciamo ad oggi mi sono levato già qualche soddisfazione tra investimenti vari. E spero che negli altri 10-12 anni che mi rimangono posso continuare su questa strada, in modo tale che quando finisco la carriera sportiva da calciatore posso scegliere poi, con la maturità che raggiungerò a un'età più avanzata, capire se voglio rimanere sempre in un posto, se spostarmi, eccetera, eccetera, eccetera. Però sicuramente voglio arrivare alla fine, che non devo essere con la pistola in testa e dire devi per forza lavorare. Voglio arrivare con la tranquillità economica e scegliere quello che mi piace fare. Però secondo me bisogna lavorare, perché sì. Però tanti... la differenza di quello che ti dicevo è scegliere il lavoro che puoi fare. No, beh, quello sì, non quello che hai detto, non è che deve essere per forza. Bravo, ma senza stimoli. Portano tante cose brutte. Sì, è vero, la noia, la depressione, penso, sì, perché noi siamo abituati non a stimoli di più, adrenalina pura, sì, sempre. Certo. E quindi dopo riprodurre questa adrenalina, o mi butto tutte le mattine al paracadute, oppure no... Non so cosa fare. Sono i giorni di che la mano mia dietro la schiena sembra tipo un puntino. Sembra quello per ammazzare le mosche rosse, capito? Il colino. A posto. E invece, voi siete calciatori? Sì? Dici? No? Almeno. Sicuro? Uno dei due sicuro. Ok. Non mi guarda così, ok, perché non ho detto chi il nome. Chi è dei due? Ma io non parlo. No, tutti e due, sono bravissimi. Kevin, secondo me stanno farà una stagione pazzesca. Tu, Vania, sei una bestia. Vania ha fatto una grande, stagione quest'anno. Sì, quest'anno è stato bello, anche perché c'era il mondiale in mezzo, non lo sono goduto. Alla grande, è stato veramente bravo. Sì. Bene, bene. E se non eravate calciatori? Come... Torniamo al direttore sportivo, no, scherzo. Da piccolo, che a parte calciatore. Il sogno del calciatore, c'era qualche altra tua grammatica? Zero. Com'era? Non era la madre. Vabbè, mettermi sotto i titoli. Sì, bello, è carino. No, se non. Aiuto. Se non eravate. Foste diventati calciatori. Se non foste. Foste. Se non foste diventati calciatori. Chi era Vania? In galera. No! Sto in galera da 10 anni già. Accoltellamenti, cose. No. Sono contro l'aggressione io. Scherzo. Brate, se mi tocchi un'altra volta. Sono a favore dell'aggressione. No, aggressione. Ascolta, no, ti dico una cosa.
non è che uno si tocca, è una cosa che, cioè, uno fa così in gesto amicizia in Italia. No, no, dipende che amicizia, io sono amico suo ma gli tocco le cosce, che perché ho tutti sti peli, mi rimane la mano incastrata. Ma che insulto, veramente. Perché insulto? Perché insulto, è vero. Quindi come ti vedevi? Ma io non lo so, cioè, siamo partiti con questa strada da quando eravamo piccoli, quindi non pensavi ad altre cose. Io ho avuto momenti della mia vita, facevo il fotografo, mi piacevano, cioè, fare le foto. Cavolo! Ah, sì. Mi ha tirato fuori una cosa? Bagna fotografo, chi l'avrebbe mai detto? Perché fa dall'alto, no? Sì, bravo. Infatti, tutte persone piccole. Sì. No, quando gli chiedono a farmele dal basso, muoiono. poi altre cose. Volevo. C'era un certo ragazze, momento. Vania non solo è single, ma fa anche il fotografo. Questa è una cosa buona per sì, questa è una cosa importante. Sì. Sì, sì. Niente, ho fatto pure. Che cazzo ho fatto? Giocare a pallone. No, ma come si chiama in italiano? Dillo in serbo, tanto lo capiscono tutti, eh. La batteria? Sì. Sì. Sì, ci ho provato, però poi dopo quando mi hanno detto che ci metti tanto tempo per insegnare. Ma no, poi bucava tutti i tamburi. Gli hanno detto guarda, basta. Basta 4.000 euro un mese, che cosa? No, niente, dopo di quello non c'era niente altro. Però comunque tanta arte, sono un artista io. Artista. Beh. Sì, no, Vagna veramente, lo vedi primo impatto, sembra veramente una persona greve, rude, te l'ho detto, invece è bravo. Perché no, c'hanno tutti paura di me? Non lo so, perché sei alto, sei... Comunque... Cioè sei serbo, è vero, sei rasato, c'hai la barba lunga, il tatuaggio sul collo, 2,2 metri, c'è una mano che sembra un tavolino, c'è una forza come fanno a averci paura di me? Cioè sembri uno di quei film, cioè dove fai il cattivo, eh? Sì. Quindi dove pure l'attore ce la facciamo? Sì, secondo me sì. L'attore, sai che lo potresti fare, l'attore? Noi potremmo essere una coppia di attori. I poliziotti, tipo. Sì. Poliziotti. Tu cioè, cattivo e lui buono. Magari più il buono e lui il sempre cattivo. Sì, io quello, sai, affabile, sì. Comunque con modo, educazione, eccetera. Poi arriva lui, mano sul tavolo, pistola. Sbatte tutti. Tipo Bud Spencer e Terence. E io tipo lì a bere. Potremmo farlo, dai. Questa è una proposta per chi vuole. Sì. Guarda, ti dico, io, ma no, sogni, sinceri, no, non neanche, onestamente neanche. Cosa? Non avevo il sogno di fare cacciatore da piccolo. No, neanche io. Io giocavo, mi divertivo e poi mi sono ritrovato le cose non dal niente, perché comunque sono andato via di casa piccolo, bla bla, però me le sono trovate così. Quello che credo avrei fatto io è sicuramente seguire le orme dell'azienda di mio padre, perché comunque quando sei in un ambito familiare che c'è un'azienda che funziona, chiaramente vieni assorbito, no, da questa attività. E quindi credo che nel tuo caso spremuto. Sì. All'olio. Che fanno l'olio, sì. No, Bonifazi, olio Bonifazi. Comprate, 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 comprate e comprate. E anche qui ogni tanto esce la bottiglia. No, no, sì, penso grafica. Quello. Se me ne avesse regalato una ve l'avrei fatta anche davvero? No, io l'ho regalata. Però lui non mangia a casa, quindi non l'apre neanche. E si vede. Davvero. Non mangia a casa? No. Che vita di me. Vania, mi racconti una cosa? La punizione che hai battuto. Zio cane, quello lì doveva entrare. Io ero in campo con lui, tra l'altro. Sì, eri proprio in campo, bro. Raccontami l'emozione, a parte freddissimo. No, l'emozione è per il portiere dell'Arti che si è vista sta legnata a 30 metri. Ricordiamo la partita? Carpi. Torino Carpi, Coppa Italia. Coppa Italia. Cioè il mio paese. Ma tu non l'hai vista mai la punizione? Sì, quella che hai preso da traversa. Sì. Era 2000. Cos'è la Coppa Italia? 18. Coppa Italia? Sì, Coppa Italia. Ma il bello era che, cioè, noi spesso dopo gli allenamenti ci fermiamo lì a calciare, punizioni, rigori, tutte le cose. E c'era proprio Mikhailovic che mi ha detto, guarda che tiri meglio di tutti, per me non c'è problema. Non era a caso perché, sai, era 90... 93esimo. Secondo me. Sì, sì. Sì, era... Sì. Era già 2-0, sì, sai, che infatti il telecronista mi ricordo disse non è rispetto, è un po' preso in giro, sì. Poi ha tirato sta legnata, muto. E comunque era proprio Mikhailovic che mi ha detto guarda tiri meglio di tutti, se succede, se te la senti, basta che mi alzi il braccio e vai a tirare. Va bene, è successo così. Purtroppo e dopo quella non ne hai più tirate altre? No, Juric non me le fa fare, l'ho chiesto ma ha mandato a fanculo subito. Davvero? Sì, subito.
poi non lo so perché. Tanto sono sempre io che tiro meglio di tutti. È vero, ancora, sì. Anche adesso. C'è un calcio pazzesco. Sì. La modestia. Solo quello ce l'ho. No, lui è sincero. No, no, no. I complimenti ne. No, è vero. L'attaccante di cui avete più paura, tutti e due, perché tu sei difensore e te portiere. Più paura? Paura. Cioè, no, paura, però paura, che dici, no. Cavolo, è in campo. Allora, l'attaccante più forte. Osimhen. Per me, sì, come calcia, poi come. Perché nel calcio secondo me, di oggi sì. Per me manco lui non lo sa dove vuole calciare. No, è vero. Lui la tira verso quella porta lì. Cerca di. Sì, cerca di. E per me è lo stesso perché. Cavolo. Per assurdo non fa niente. Cioè, in tutta la carriera. Osimhen. Ah, beh, no, io mi sono allenato con Van Persie. Per no, dire, io vabbè, ho giocato contro Cristiano Ronaldo. Sì, cioè, sì, per quello sì. Contro Haaland. Cioè, ho giocato contro forti. Però ti dico, quest'anno ti dico la difficoltà vera l'ha creata lui perché no, per assurdo non pensava niente, attaccava lo spazio a 500 all'ora, sì, appena arrivava sulla palla tirava una bomba in porta. Quindi, e poi di continuo, tipo 20 sì, volte boom, così, boom, 20 boom. Volte. Allora, sai, io sono amico di Giuntoli e Giuntoli mi ha detto proprio questa cosa qua di lui. Cioè lui va sempre, sì, per sì, un difensore dico. Andare sempre. Mamma mia, al sessantesimo è tosto. Alzi la mano. Sì, sì. Sì. E poi con quella violenza. Perché anche se non la prende, non gliela danno, lui va. Lui sì. Va. È bello, bello, bello di lui che c'ha una fame di fare gol. Mai visto. Cioè io c'ho la mano, non lo so, c'era un calcio d'angolo, l'ho presa. Ce l'ho in mano la palla. Lui lo guarda. Stava lì davanti a me, non guarda a me per dirmi non lo so cosa. È notato questa cosa. Guarda la palla. Tipo tutto il tempo guarda la palla. Ho detto, ma zio, vieni. No. Calmati un po'. No, no, sta impressionante sta fame che c'ha lui. Invece la parata più bella, più decisiva, quella che ricordi di più? L'amico mio, Fretesi, mi è piaciuta proprio, sì. Quest'anno quindi? Sì, quest'anno, è qualche mese fa. Te che? Sì. La parata più bella? La parata io ho fatto no, tante gol. L'intervento. Comunque Kevin ha fatto gol alla Juve, alla Roma. Raccontaci un momento all'Atalanta. Bello per te la carriera nel calcio. Quanti ne hai fatti quest'anno? No, quest'anno zero. Zero? Veramente? Perché sei infortunato. È stato fuori sì, praticamente a metà sì. Stagione. Comunque no, un dettaglio che mi piace molto, una giocata difensiva che ho fatto, praticamente c'era l'attaccante che stava battendo a colpo sicuro per fare gol e si è preso quel secondo di tranquillità per dire vabbè mo la calcio là, io non mi sono fermato, ho continuato a correre, mi sono lanciato davanti la traiettoria di tiro, lui ha calciato e io l'ho toccata con l'esterno del piede e praticamente ho salvato un gol che era praticamente fatto. E mi piace di questa giocata che è perché comunque anche se era oggettivamente impossibile arrivarci ho continuato perché c'è buttato il cuore oltre l'ostacolo. No, ho buttato il piede oltre l'ostacolo perché l'ho toccata col piede. E no, mi piace perché comunque ci ho creduto fino alla fine, è una qualità bella. Allora vorrei chiudere con questa domanda. Che cos'è per voi la felicità? La felicità secondo me è semplicità. Semplicità, saper apprezzare ogni cosa della vita, ogni passo falso, cosa positiva, normalità, annoiarsi, godersi ogni piccola cosa che la vita ci offre. Questa è felicità. Basta. Grande chiusura. No, no. Come lui. A posto. Ringraziamo i nostri uguale. Amici. Grazie a voi. Grazie mille. Ma io ho fatto tanta strada. Dedicato questo tempo perché Magna comunque... poverino era in spiaggia. Ah beh, anche Kevin. Sì. Era in dura la vita. Va bene, grazie vale. Mille. Grazie mille. Grazie oh, guarda ragazzi. Con la mano del richiamo. Ta. Questa la si faceva un portiere. Io me ne vado, dopo questa me ne vado.